Buonasera cari amici di Dopo Cena, amici e amiche, un'altra puntata di questo programma che seguite così con tanta attenzione. Questa puntata sarà una puntata gustosissima, adesso capiamo subito il perché, annunciamo i nostri ospiti. Allora, sui divani rossi di Dopo Cena sono sedute due carissime amiche che seguono anche il programma da casa, adesso sono protagoniste di una puntata, Jessica e Letizia, e parliamo di gastronomia, quindi parliamo di le cornie di cibo, perché loro gestiscono una gastronomia, Bottega dei Sapori, che ha una storia, insomma, di diversi anni. Allora, Letizia, iniziamo subito da te, perché tu sei così colei che ha dato, eccole qua, vediamo subito all'opera, la Bottega dei Sapori, carina questa scritta però, potresti fare le titolatrici per Fano TV. Allora, la tua è una storia, insomma, che da subito si è indirizzata verso la cucina, esatto. Il mondo della gastronomia, perché hai una formazione, diciamo, professionale, parti dall'alberghiero, quindi hai capito subito che cosa volevi fare nella vita. Cucinare. Esatto. Perché? Perché è la mia passione, per me cucinare è rilassarmi, è il massimo proprio, cioè, io anche in periodi di ferie cucino. Cucino. Per me è cucinare, ho sempre fatto, ho lavorato nei ristoranti come prima cuoca e poi nel 2001 ho deciso di aprire una mia attività. All'inizio è stata dura, eccetera, eccetera, però con l'aiuto dei miei genitori sono sempre andata avanti per 13 anni, lunghi 13 anni, sempre con alti posto. E bassi, però sempre lì, sì. Dov'è, grandi soddisfazioni. Dove ubicate? Diamo subito qualche indicazione. A Villa Palombara. Montefelcino. Esatto. In Villa Palombara, per quelli poco avvezzi alla geografia dell'interno, è subito lì attaccata, appena si svolge Ponte degli Alberi, girate a destra e andate su e loro sono. E poi niente, con alti e bassi, però grandi soddisfazioni, soprattutto perché clienti anche non solo del posto ma anche fuori, e quindi quelle più soddisfazioni ancora per il lavoro, tanto, certo. E mi ha fatto arrivare qua. E poi l'anno scorso, a luglio, facciamo un anno che è entrata lei in società con me. Una mia carissima amica d'infanzia. Infanzia, che insomma. Quella è la cosa più bella. Va bene, allora, insomma, diciamo che tu hai avuto questa ispirazione, sei passata dalle cucine dei ristoranti, esatto, alla cucina, insomma, di gastronomia, perché gastronomia secondo me è anche bello il fatto che puoi creare quello che magari in mente delle cose, e la gastronomia puoi creare te, cose nuove. Il passaggio dalla cucina di un ristorante a quella di una gastronomia. Un po' di adeguamento l'hai fatto, insomma, sì. Che sono due modi un po' diversi. Diversi, anche il servizio è completamente diverso, però anche lì nella gastronomia a volte ci sono momenti che sono tosti. Sono tosti. Sì. Senti, la tua cucina è una cucina, insomma, la vostra cucina adesso, è una cucina di stampo tradizionale. Sì, questa è la matrice che hai voluto dare. Sì. Sì. Da dove ti deriva questa voglia? Ah, da mia nonna. Dalla nonna? Sì, perché io da piccola già mi faceva cucinare, dal pollo al coniglio in porchetta, la pasticciata come si faceva una volta, soprattutto doveva essere così, e io ho puntato quello, come deve essere, cioè che deve essere come una volta. Come una volta. Sì. E quindi alla fine poi sono sempre le nonne che danno le ricette, ma, o ti danno l'impronta, le nonne, le nostre nonne. Cioè noi eravamo piccole, mi ricordo, andavamo i cappelletti a mano, cioè lì era fisso che i cappelletti un giorno alla settimana si faceva, ma eravamo piccole, perché si parla di elementari. Elementari? Ah sì. Quindi sembra proprio il destino che adesso lei è venuta a lavorare con me, è il massimo. Il massimo. Insomma, la nonna, anziché farvi giocare con le bambole, vi faceva fare due tagliatelle e due cappelletti. Sì, dovevi preparare la cena, però a parte che mi è sempre piaciuto cucinare. E quindi, insomma, non hai fatto grande fatica. No, però, insomma, comunque sia, sempre da sola, col supporto dei tuoi genitori. Certo. Però, insomma, diciamo che il peso l'hai avuto sempre tu sulle spalle. Sì. E quindi, insomma... Però nel 2000 se non sbaglio, 12, 14, 14, 14, 14, 14, l'anno scorso, luglio 2014, è entrata lei in società con me.
Esatto. La cosa bella è che siete amiche d'infanzia, l'hai detto sì, prima. Sì, dall'asilo, veramente dall'asilo. Dall'asilo addirittura. Sì, sì, sì. Basta uno sguardo per capirci. Basta uno sguardo e quindi insomma, dall'asilo in fondo. Però tu, allora, adesso parliamo con Jessica. Jessica, tu però hai seguito una storia completamente diversa. Sì, io ho sempre fatto la ragioniera, quindi completamente una cosa diversa. Poi ho avuto delle bimbe, ero a casa e quindi volevo reinserirmi nel mondo del lavoro, però formato famiglia, perché la mia priorità era la famiglia. Certo. E allora ho detto, sapevo che lei aveva a malincuore, stava cercando di cedere l'attività, trovare qualcosa perché non riusciva più. E mi è venuta questa idea, gli ho fatto la proposta. Un giorno gli ho detto, vieni a casa, ti devo parlare. Le cose... Madonna, ti devo parlare. Sì, ti devo parlare. Gli ho detto, c'è una proposta indecente da farti. E ghiaccio. E poi dopo abbiamo iniziato un po' a valutare la cosa e ci siamo imbarcati in questa avventura. Quindi adesso gestite insieme quello che era insomma un'attività era partita da te. Io avevo una ragazza che mi aiutava, faceva la commessa. Quindi insomma adesso quello che faceva... Esatto. Vi siete anche suddivisi un po' i compiti, no? Certo. Giustamente, come insomma l'impostazione gastronomica è sempre la tua, tu sei nel front office. Sì, diciamo così, lei è il braccio, io la mente. Ah, sì. Il braccio e la mente. Sì, sì, decisamente. Decisamente. Allora, io volevo ritornare un po' da te, Jessica, perché è anche insomma, un bel messaggio da dare a chi ci ascolta, perché insomma il lavoro è sempre una spina cruciale, no? Sì. Nel fianco di tante persone che magari così... o per necessità o per protocollo, insomma, contingenza, perdono il lavoro e si trovano nella così, impossibilità di proseguire nel loro percorso. Allora si domandano cosa posso fare, dove devo andare. Anche un ragioniere, io stesso sono un ragioniere, insomma, anche i ragionieri possono avere una seconda chance, insomma, seconda possibilità. Passare dalla partita doppia alle pentole, insomma, sì, è venuto. Quindi, insomma, hai messo un po' a frutto anche quella che era... Sì, poi la mia passione è il creare. Molto. E allora ho detto, con lei che mi conosce, ero molto tranquilla. Ho detto, allora mi posso portare la bottega dei sapori. È veramente quello che... L'idea che lei aveva all'inizio del 2001, che però dopo, essendo sola, non è mai riuscita a sviluppare. No, ma poi lei ha molte idee, ha tante idee, ma anche strane. Quindi ti stimola un po' anche? Sì. Ti fa da stimolo? Sì. Perché tu adesso giustamente sei un po', diciamo, alleggerita di quelle che erano le incombenze un po' burocratiche. Per un'attività, certo. Invece no, con lei io sono tranquilla. Tranquilla. E quindi ti puoi dedicare alla tua vera passione, che sono i piatti. Esatto, esatto. Anche per me il lavoro è più semplice. Ecco. È più semplice, sì. Ma tu... Io ho tanto da imparare. Quindi tu osservi, adesso guardi. Sì. Il giorno più difficile per me è il venerdì. Venerdì pesce. Ah, e per me i pesci sono tutti uguali, quindi da dietro mi sembra di essere il giorno delle interrogazioni, perché ho il bigliettino è vero. Con scritto tutti i nomi dei pesci. Cos'è? Ti fa l'interrogazione? Questo è oppure spigola, si sente da dietro, vuol dire che al cliente gli ho detto... Ecco. Troppo ridere. Sì. Però c'è sempre una possibilità. No, però cioè, impara, cioè, è brava, adesso non è per... Sì, no, vabbè, no, ma... Però... Portiamo alto, insomma, anche il tema dei ragionieri. Sì, ecco. No, anche i ragionieri hanno un'anima, diciamolo. Anche i ragionieri hanno un'anima. No, però, quello... voglio dire, si applica la ragazza, si ha con profitto? Tantissimo. Vabbè, però devo dire, cioè, sicuramente adesso stiamo vedendo alcune vostre preparazioni che scorrono sullo schermo. Devo dire che, insomma, se l'occhio vuole la sua parte, qui vediamo... qui sono i passatelli. Sì. Se l'occhio vuole la sua parte, insomma, devo dire che questa è Crescia. Questa di Pasqua, è Crescia di Pasqua. Perché un grande chef italiano, adesso me la tiro un po', insomma, un grande chef italiano, Gualtiero Marchesi, che tutti quanti conosciamo, ha sempre sostenuto che un piatto buono deve essere anche bello. E quindi, insomma, l'occhio vuole la sua parte. Vuol per dire cui, tanto, no, sì, a giudicare dalle foto che ci avete portato. So. E poi, insomma, l'affezione dei tuoi clienti dimostra che... Sì, veramente. Danno tanta soddisfazione. Tanta soddisfazione. Sì. Allora,
a parte così, insomma, il supporto morale, tecnico in questa avventura, il tuo è un apporto creativo, in che senso? Cioè stimoli a nuove creazioni? Nel senso, a parte con i clienti, che a me piace che un cliente entra e si sente a casa. Ecco. Cioè non, adesso chiamo il numero, da noi non deve esistere. Non deve esistere. Infatti io vorrei, stiamo cambiando un po' anche il negozio, vogliamo mettere come nei vecchi negozi il salottino dove uno si può anche fermare. Le nostre proprietarie del locale sono due anziane, due nonne, noi le chiamiamo come due nonne. Quindi vengono giù, ci vengono a trovare, proprio si casa. Ecco. Tipo la festa della donna, ci portano la mimosa, Natale, la piantina. No, è una cosa bella. E poi tante iniziative, dai rinfreschi, cerimonie, piccole feste per bambini, che io sono impazzisco se posso creare qualche festa. Adesso vogliamo fare per quest'estate un evento per riscoprire il paese di Montefelcino. Allora stiamo cercando dei permessi, stiamo prendendo permessi così. Perché a Montefelcino? Sì, no, io voglio far riscoprire proprio il territorio, le zone, perché è molto bello. E quindi mi piacerebbe, sono tutte cose che abbiamo lì nel cassetto. Quindi, insomma, sei l'animo creativo. Insomma. Sì, esatto. Mercatino del Feudatario, quest'anno non riusciamo a partecipare perché ancora non è un anno che siamo aperte, ma il prossimo anno sicuramente faremo qualcosa per i bambini. Il Feudatario lo conosciamo molto tutti, bene anche noi, perché ci siamo stati diverse volte e quindi... Quindi vorremmo fare diverse cose, però mia nonna diceva non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Esatto, un po' alla volta. Però insomma, vedo che insomma, l'apporto non è soltanto un apporto manuale, insomma è un apporto il creativo. Il bello che lei, cioè, bellissimo perché è lì che lavora e poi tutto, cioè, ad un tratto gli vengono fuori queste idee. Ecco, e quindi... Cioè, ma è il massimo, non è che, dici, ma adesso è bellissimo, questo è veramente bellissimo. Ma certe idee che poi prende parte, fa. Sì, anche perché sono sicura, so che lei cucina bene, quindi mi posso proporre ovunque. Quindi tu, diciamo, vai sul sicuro. Intanto vado sul sicuro, so che non vado, no, ma non toppo mai. La scena, perché io dico, ma dove vai? Dove va? Ma lei prende parte, decide. Fa. No, per quello è una cosa veramente... Insomma, quindi devo dire che il sodalizio, insomma, è un bel sodalizio, perché vi compensate molto, molto bene. Allora, però la matrice di questa, insomma... attività di questa gastronomia è una matrice casereccia, insomma, quindi voi ci tenete all'aspetto casalingo, quindi anche tutte le ricette che proponete sono di matrice vecchia, di una volta, esatto, prese quindi... veramente da una volta, dalla pasticciata, come dicevo prima, al coniglio in porchetta, al ragù di carne, esempio. Ecco. Che lo fa bollire. Sì, che deve esserci, devono essere tutti i tipi di carne, poi deve essere bollito, cioè, ma veramente. La tradizione, se la nonna lo faceva deve essere tre ore sul fuoco, tre ore. Sì, ma anche quattro, infatti io dico. Sì, ma veramente. Perché come dicono, Jessica, le persone che vengono da voi, hanno una frase identificativa della vostra cucina, che sarebbe, me l'avete detto prima, è come la cucina della nonna. Della nonna. Sì, che sentono i sapori di una volta. I sapori di una volta. È vero. Quindi questi sapori che uno di noi ha nella propria memoria, voi avete la capacità di farli risvegliare con le vostre preparazioni. Sì, i cannelloni sono Il piatto forte. Il bigliettino da visita e i cannelloni. Quindi se c'è un piatto forte sono i cannelloni. I cannelloni, sì. Però spazi da tutto, insomma. Quindi quanti... Quante preparazioni riuscite a mettere in pista ogni giorno? Cioè, andate noi siamo arrivati a fare 150-200 porzioni, soprattutto quando arriva magari fine anno, per l'ultimo dell'anno, oppure Pasqua, le feste così, sì, arriviamo a fare fino a 200 porzioni, 150, dopo di più so che non... non però insomma... Però sì, sì. Di più no. E fate anche, state intraprendendo anche una strada che è quella anche dei, insomma, delle cerimonie, no? Sì. Però cerimonie a casa, in casa, o portiamo già preparato, oppure chi vuole ci fa andare nella propria casa a cucinare. Abbiamo fatto diverse esperienze, più che siamo andati a cucinare, perché... Oppure portiamo già tutto fatto, e dipende che cosa uno vuole.
sia all'aperto e al chiuso? Sia all'aperto che al chiuso, tutte e due. Sì, sì, sì. Abbiamo trovato anche delle difficoltà perché poi organizzarci dove c'è poco spazio, però siamo sempre riuscite, dai. Quindi, insomma, cerimonie, battesimi, ricorrenze, sì, esatto. Tutto quello che è, il compleanno, potete comunque sopperire alle richieste. Esatto. Sì, poi abbiamo una signora, una ragazza che ci viene a aiutare un attimo. Ah, gli da man forte. Sì, la chiamiamo anche all'ultimo minuto, lei è sempre molto disponibile. E Paola, quindi la salutiamo. Salutiamo. Salutiamo anche la Paola. Che vi dà una mano. Certo, lei è bravissima nei cocktail, quindi... Mm. Noi... Sì. No, nei cocktail è una cosa... con i giovani, con... Voi avete fatto anche una scelta di vita particolare, perché giustamente, insomma, anche l'aspetto personale delle vostre famiglie è un aspetto che ci tenete molto. Importante. Tu stessa, no? Sì. Jessica, hai fatto un preambolo prima, quando abbiamo fatto due chiacchiere, ci tenevi a dire che comunque sia, cercavi qualcosa di ben preciso che non ti è stato concesso, giusto? No. Quando c'è stato la necessità. Il tempo pieno non ci stavo più dentro, quindi... sono rimasta a casa. Ecco, quindi hai chiesto il part-time, non c'è stata possibilità e quindi sei stata costretta. Però questa attenzione anche alla vostra vita personale c'è, perché il pomeriggio siete... Con i nostri figli, sì. Con i nostri figli, sì. Quindi, perché è la prima cosa, secondo me. Ecco. Cioè, il lavoro, ok, però secondo me i figli. Senza sacrificare... Esatto, insomma, esatto, la famiglia è tutto. Basta organizzarsi. Esatto. È giusto? Sì, sì. Bene. Perché quando uno si organizza dopo... Per le ricorrenze fate piatti particolari, avete ricette particolari o ricalcate anche lì la tradizione? Ma, tipo Pasqua, ma vabbè, Crescia di Pasqua che va tantissimo, e sempre i soliti cannelloni, tanto è vero. Allora, questi cannelloni che stanno andando rinomati da una ventina di minuti... Cioè, perché da Natale, Pasqua, quando è i santi, Ferragosto, ecco. Ferragosto, tanti cannelloni, cioè cannelloni la gente perché vuole anche le cose veloci, prende già cotto, quindi il cannellone è un piatto veloce. E quindi insomma basta... Sì. Quindi se c'è un piatto identificativo... No, Ferragosto loca in porchetta. Loca in porchetta. È vero, il giorno del Ferragosto loca in porchetta. Tutti piatti molto tradizionali. È vero. Piatti il Ferragosto loca in porchetta, esatto. Anche i prodotti che usiamo, no? Stiamo cercando di cambiare un po' marcia, di prendere prodotti locali. Del territorio. Sì, non dico carne. Chilometro zero, però carne, verdure, ecco, del territorio. Perché anche quello danno sapore. Beh, certo. Cambia. Poi, voglio dire, è anche uno stimolo, un impulso all'economia locale. Se la filiera si accorcia, la tanto rinomata filiera corta, è un beneficio per tutti. Quindi. Anche perché tra piccoli artigiani, se ci aiutiamo, viviamo tutti. Se... Certo. Poi penso che anche... la scelta, insomma, il paniere dal quale attingere i prodotti sia un paniere ricco, perché qui insomma nella nostra nella provincia zona c'è di tutto. Penso che non ci manchi niente, c'è no? Di tutto. Quindi... Sì, quello anche la carne, cioè noi puntiamo di prendere veramente quella del posto locale, sì, che sapete da dove viene, esatto, chi la allevate. Tu. Sì. Richieste particolari vi sono mai capitate? Richieste un adesso po' bizzarre, un po' strane? Un po' particolari, una volta un addio al nubilato di delle ragazze che ci hanno chiesto la cucina vegana. Sinceramente non l'avevamo mai fatta, però abbiamo un po' studiato e ci siamo un po' adattate. Sì, ci siamo. Sì, perché adesso è di tendenza un po'. Sì, di tendenza, di moda, però ecco, un pochino ci adattiamo. O dei dolci, una volta ci hanno chiesto dei dolci, ci abbiamo... un po' provato. Sì. I dolci comunque li fate? Soprattutto cose secche, facciamo crostate. Torniamo sempre alla tradizione. Esatto, giustamente. Castagnoli tipo sotto anche carnevale. Chi viene da noi altro non compra. Cioè se facciamo una cheesecake e c'è la crostata. La crostata. Esatto. Sì. Vabbè, diciamo che un po' li avete indirizzati anche voi. Secondo me è quello. Secondo me sì. Sì. Però... chi viene da voi si aspetta una cucina, insomma, delle tradizioni. Sì, il piatto tradizionale. E quindi, insomma... della domenica. I sapori di una volta. Esatto, che c'era l'arrosto,
la pasta al forno e la crostata. E per l'estate anche offrite, insomma, giustamente sì, anche per chi torna dal mare. Esatto. O per chi parte, mattino presto molti passano, facciamo anche insalate fredde per portare al mare, cioè ci adeguiamo un pochino alla stagione. Beh, alcuni vogliono i cannelloni, eh? È vero, anche, al mare. Già cotti. Sì. Già cotti, sì. Sì, sì. Quindi, diciamo, perché pranzetto leggero per... Perché già è sempre un piatto veloce che... Senti, questi cannelloni che io devo dire che faccio un mea culpa, non li amo tantissimo i cannelloni, tra tutte cose che, insomma, che si vede, che gusto, che mangio, cannelloni, però devo dire che a sentirtene parlare mi sta venendo una curiosità non indifferente su questi cannelloni. Penso che presto verrò a sentire questi cannelloni perché insomma... Altrimenti li portiamo, no? No, vabbè, sì. Insomma, però sicuramente... E quindi anche la stagionalità, sì. Voi seguite un pochettino quello che è il momento. Certo. Anche le verdure, vabbè, ci sono le verdure fuori stagione, però ecco, d'estate, super pomodori. E zucchine ripiene. Invece d'inverno siamo un pochino più verza, finocchi. Però adesso, seguiamo un pochino la stagionalità. Però i cannelloni... Sempre, estate, inverno, primavera. Primavera, sempre. Infatti io pensavo all'inizio, quando perdo, che giustamente la pasta al forno... No. Va sempre. Sì. Quindi non è una questione di temperatura. No. 40 gradi all'ombra, i cannelloni... No. I cannelloni vanno sempre. Vanno sempre. Ma anche da me, a casa, cioè dai miei, pasta al forno. È stata la pasta al forno fisso e quindi, tutte le domeniche. Beh, è un piatto, devo dire la verità, perché anche per chi è fa scampagnate e anche completo, perché c'è la carne, quindi puoi fare tipo un buon piattone. Cannellone abbondante e ci fai un primo e un secondo. Anche perché molti ragionano così, le sue porzioni sono molto abbondanti. Sì, io sono... tendo a ridurle, ma non sono un po' troppi. No, invece no, lei no, è no. Cioè, un tortellino suo, cioè, io ci mangiavo in tre a casa mia. Nel senso, è vero. Sono abbondantissime. Da soddisfazione. Questo è vero. Quindi, però voglio dire, il cannellone o la pasta al forno è anche un piatto pratico, visto che andiamo incontro alla stagionalità estiva e quindi molti pratico, magari mangiano infatti fuori, eccetera. Si presta, anche no? Anche soprattutto cioè, molte famiglie per i figli prendono i cannelloni. Perché è proprio veloce, pratico, e dicono mangiano quelli e poi hanno fatto perché c'è la carne, cavatevi. Se ci pensi è vero, certo. Dopo questa puntata di dopo cena avrai un'impennata di cannelloni okay. Stiamo parlando di questi cannelloni, penso che anche se andiamo in onda insomma dopo cena ma il programma si chiama giustamente dopo cena, ecco, con questi cannelloni hai fatto risvegliare l'appetito. No, sicuramente. Benissimo. Chiaramente la ricetta di questi cannelloni è segreta. Sì, anche il procedimento. Sì. È tutto. Perché il segreto è il procedimento. A me mi permette solo di fare la pasta. Ah, ecco. Mi ha insegnato bene a fare la pasta, quindi mi rinchiudo nel laboratorio a fare la pasta, però sugo, carne. È lì, ore e ore che bolle quella carne, che io vado a spegnere il fornello. Il consumo, il consumo. No. Beh, d'altronde le cose, se si fanno in un certo modo, richiedono una certa procedura, sì. Dopo la cucina, vabbè, però se la vuoi fare come si deve... Sì. Va bene. Senti, hai... Insomma, visto che lei è l'anima creativa, avete una uscita prossima, a parte i cannelloni, che insomma... come piatto, come ricetta, che sta lì per essere tirata fuori dal cassetto, che lei ti ha... Io volevo provare anche con le lasagne di pasta con gli spinaci verdi, provare. Con le lasagne verdi, sempre con ragù di carne, per fare una cosa diversa. Io sono cresciuto a lasagne verdi, ecco. Quindi se mi vuoi, perché in Romagna da noi la lasagna verde è la lasagna verde, la lasagna gialla non c'è. Quindi noi è verde. La lasagna verde è la nostra lasagna. Quindi se mi vuoi come tester, se ci vuoi come tester, anche il regista, il cameraman, qui veniamo tutti noi. Ok, perfetto. Ci prendi come tester, ci fai un tegamino testo, okay. Sì, per 25 persone, veniamo in 3-4 e poi ti possiamo dare... L'ok. Ok, va bene. Però la lasagna verde con la besciamella e il ragù, è questa da provare adesso. E poi siamo un po' così. Io invento l'evento, cosa voglio fare, dico
Te penso cosa mi ci metti dentro? E dopo lei crea anche i primi diversi. Tu confezioni il contenitore, poi il contenuto. Lo fa lei, certo. Un prossimo evento, al quale stai pensando? Quest'estate, ecco. In agosto, faremo una serata in una zona di... Abbiamo in progetto, stiamo prendendo i permessi. Un po' valutando il tutto, perché... Certo. Una serata in una zona, in una frazione di Montefelcino, lasciamo... segreto, perché così lì dopo un po' di suspense serve, un po' di suspense, dove sarà? E un picnic sotto le stelle, adatto per famiglie, per bambini, che quindi una serata molto rilassante, molto bella. Idea bellissima, complimenti per la pensata. Se soprattutto di sotto le stelle, è bellissimo. Anche verso lì, San Lorenzo, quella più o meno quel periodo lì. Sì, un menù ad hoc, immagino. Certo. Cannelloni ci saranno. Saranno, quelli, sicuro. È vero? Gli ho detto che deve pensare a tre menù. È vero, poi cannelloni. Quelli non ci sono. Quelli ci sono, magari più piccolini, formato piccolino, però. No, quello c'è, quello so che tanto ce lo mette. Esatto, a posto. Vabbè, il timbro di famiglia, il timbro di fabbrica ci vuole. Ci deve cannelloni, essere. Insomma. No, se va tutto i cannelloni della Letizia sono i cannelloni della Letizia. Sì. Va bene, vi si può raggiungere, avete una pagina Facebook, un sito, qualcuno per sì, sapere? Sì, abbiamo la pagina Facebook, la Bottega dei Sapori, il sito ancora no perché no. In un anno non siamo riusciti. No, però da buona ragioniera il sito. Adesso fare. Lo sto, ecco, no, sto raccogliendo il materiale. Il materiale, va bene. E poi tutte le mattine fino alle 1, dalle 8 alle 1 noi siamo in negozio. Oppure raggiungibili al cellulare, venerdì, sabato ci siamo tutto il giorno. Diciamo gli orari, ecco, gli orari, siccome gli orari detto siamo anche... Il venerdì facciamo orario continuato, il sabato mattina e pomeriggio, e naturalmente avendo la famiglia pomeriggio ci alterniamo. Beh, certo. E la domenica mattina fino alla mezza. Gli altri giorni? Gli altri giorni fino alle 1. Fino all'una, benissimo. Sì. E sì. La pagina Facebook... Per essere aggiornati su tutte le cose, le pensate di Jessica. Sì, la festa della mamma abbiamo regalato le piantine, la festa della donna ho fatto... Vabbè. San Valentino un menù particolare abbiamo fatto, bello, sì, è vero, però non me l'ho ricordata. Noi siamo tutti qua che abbiamo l'acquolina in bocca, ci avete fatto risvegliare l'appetito e quindi insomma se avete proposte da fare, Jessica è lì che insomma, raccoglie e recepisce i vostri input, no? Quindi certo. Se volete andateli a trovare e poi soprattutto se avete voglia di cannelloni, ma non solo cannelloni, insomma, adesso abbiamo un po' giocato così su questa cosa del cannellone, però insomma i piatti sono tanti, tutti della tradizione, tutti insomma di matrice casalinga, i sapori di una volta, quelli che si sentivano a casa quando andavamo a mangiare dai nonni, esatto, giusto per ricalcare il motivo. Quindi andate a trovare Jessica e Letizia con la loro gastronomia e sicuramente non andrete via scontenti. No. Né come sapori né come porzioni. Quindi... Soprattutto. Soprattutto. Va bene, allora grazie Jessica e grazie Letizia, in bocca al lupo per tutte le cose che avete in procinto e in essere di fare, grazie per essere state qui e per averci solleticato l'appetito e presto verremo ad assaggiare Dove i vostri cannelloni. Grazie mille. Bene, grazie per questa puntata di Dopo Cena, è tutto, alle prossime, arrivederci, ciao!